Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza disoccupati e disse loro: «Andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò». Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: «Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente?» Gli risposero: «Perché nessuno ci ha presi a giornata». Ed egli disse loro: «Andate anche voi nella vigna». Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: «Chiama i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi». Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone, dicendo: «Questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e del caldo». Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: «Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure sei tu invidioso perché io sono buono?» Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. La bellezza del Vangelo di questa domenica è impressionante. Il Signore e la Chiesa ci vogliono davvero molto bene se ci donano di poter ascoltare un annuncio così bello. Oggi il Vangelo ci dice che siamo tutti destinati al paradiso. Un momento, qualcuno potrebbe pensare che io sia diventato eretico. Per questo lo voglio ripetere. Il Vangelo ci dice oggi che siamo tutti destinati ad entrare in paradiso. Sì, perché la buona notizia di Gesù è proprio questa. Il suo calice è stato offerto per tutti. Ma allora qualcuno potrebbe obiettare: non esiste l'inferno? E qualcun altro potrebbe dire: ma allora è così necessario seguire quello che la Chiesa ci dice di fare? Due domande cruciali alle quali è necessario dare una risposta sincera. Alla prima, l'inferno purtroppo esiste. Non sappiamo però quante anime vi si trovino all'interno. La speranza è anche quella che nessun uomo ci sia mai finito e mai possa finirci. Ma l'inferno è una realtà. Chi vi è destinato? Tutti coloro che non accolgono l'invito di Gesù a stare appunto con lui per sempre. So che è una cosa tragica, ma ipoteticamente ci potrebbero essere delle persone che arrivino a rifiutare l'offerta della salvezza, così appunto da andare all'inferno. Alla seconda, il Vangelo è molto chiaro. Se a tutti gli uomini che accolgono l'invito di Gesù a stare con lui è stato promesso un soldo, il paradiso, è anche vero che poter lavorare nella sua vigna è già una ricompensa, è talmente bello da essere quella maggiorazione di salario che i servi invidiosi non hanno saputo riconoscere. Poter lavorare nella vigna del Signore è una cosa straordinaria. Riempie la vita, le giornate, dona gioia e sebbene le difficoltà non manchino, ci fa dire: sì, desidero anche andare in paradiso, ma è altrettanto vero che il paradiso non comincia con la morte, ma con il battesimo e si incarna ogni volta che lavorando per il Signore sentiamo che il nostro cuore trova soddisfazione e pace.